spettatori, bentornati a Primo Cittadino. Come ogni lunedì sera siamo in diretta con un sindaco della provincia di Pesaro Urbino e non solo. Questa sera il nostro ospite è Enrico Rossi, sindaco di Cartoceto. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi. Ricordo ai nostri telespettatori che possono intervenire in diretta telefonando lo 0721 86 14 33. Vedete anche i numeri in questo momento in sovrimpressione. Potete inviarci anche un messaggio, un breve messaggio di testo al 338 4968 250. Sindaco, cominciamo questa puntata, questa diretta. Intanto le vorrei chiedere come sono stati questi 5 anni o quasi da sindaco, anche perché lei è stato eletto nel 2014 giovanissimo, 30-31 anni. Sì, 31 anni, sicuramente 5 anni molto molto intensi, fatti di passione, di impegno, di dedizione, di grande lavoro, sicuramente anche di qualche errore, perché, o di qualche mancanza, però di certo 5 anni di risultati positivi, 5 anni che sono serviti anche a gettare le basi, il seme per altrettanti risultati che ci auguriamo di concretizzare in futuro. Quindi sicuramente io li definirei tutto sommato 5 anni all'insegna della concretezza, ecco, questo sì, perché possiamo fare un bilancio ben positivo di diversi problemi che sono stati risolti appunto con delle soluzioni concrete e al tempo stesso anche 5 anni, come dicevo prima, dove abbiamo gettato poi le basi per quello che speriamo sarà anche il futuro del nostro territorio. Avete investito anche risorse importanti, questo grazie anche allo sblocco, insomma, al patto di stabilità. Quindi sì, a proposito, dicevamo prima di 5 anni intensi, vorrei ricordare in questo senso l'impegno che c'è stato sin da subito da questa amministrazione. Ricordo la scadenza del 16 giugno 2014. Entro, pochi giorni dopo. Esatto, 15 giorni dopo circa, 20 giorni dopo circa l'elezione, data entro la quale occorreva manifestare l'interesse rispetto allo sblocco di risorse, tra l'altro nel caso di Cartoceto, importanti, per poter avviare cantieri altrettanto importanti per il territorio. Nel caso specifico di Cartoceto, grazie a quella opportunità che in maniera acuta abbiamo saputo cogliere, abbiamo sbloccato 1 milione di euro, siamo stati il primo comune per entità di risorse in tutta la regione Marche, in questo senso, e grazie a questi denari siamo riusciti a ultimare o comunque ad arrivare ad uno stato avanzato del progetto di restauro conservativo del Teatro del Trionfo. Siamo riusciti a partire con il progetto di realizzazione della nuova scuola dell'infanzia, il Piccolo Principe di Lucrezia, e probabilmente senza quello sblocco, esatto, lo vediamo proprio qua, senza quello sblocco di risorse, senza quell'opportunità colta, forse ancora oggi non avremmo questo nuovo edificio scolastico. E tra le altre risorse che sbloccammo appunto con il decreto Sblocca Italia, ci furono anche invece delle risorse destinate all'avvio del cantiere delle mura urbiche di Cartoceto, del capoluogo, che credo, insomma, battuto, conosciamo. Benissimo, dunque sindaco, prima di cominciare a parlare insomma di tutte queste opere pubbliche, lavori e quant'altro, ci sono già arrivati tanti messaggi dalle prime ore di questo pomeriggio per lei. Cominciamo intanto con qualcuna. Dunque, da qua, cosa si farà nel vecchio asilo Rodari, ci chiedono? Qui intanto mi ricollego a quello che stavamo dicendo poco fa. Abbiamo inaugurato la scuola dell'infanzia al Piccolo Principe a dicembre 2017, poi abbiamo avviato soprattutto con l'Istituto Comprensivo Marco Polo, ma non solo, anche con altri protagonisti, con altri attori sul territorio, una discussione rispetto a quanto si poteva realizzare all'interno di uno spazio altrettanto importante come quello dell'ex plesso scolastico della Scuola dell'Infanzia Rodari. E onestamente qui ho voluto fortemente insistere anche per alcuni versi in un sogno, in un cassetto che avevo sin da quando facevo nei 5 anni precedenti l'assessore alle politiche giovanili, ma al tempo stesso credo, al di là delle battute, che rispecchi un'esigenza vera e che soprattutto si senta tantissimo all'interno del territorio comunale di Cartoceto, e cioè uno spazio interamente dedicato ai giovani. Ci saranno in quel plesso due spazi, due aule
dedicate alla scuola primaria, che sì, è di rimpetto, proprio perché quell'edificio oggi manca di alcuni spazi per alcune attività didattiche che appunto l'Istituto Comprensivo Marco Polo ci ha chiesto, e al tempo stesso saranno ricavati all'interno di quell'ex plesso scolastico tutta una serie di spazi da dedicare appunto a biblioteca digitalizzata, aule studio, corsi di formazione, un'aula, una sala polivalente che potrà essere prenotata da qualsiasi cittadino, da qualsiasi associazione per poterla utilizzare. Manterremo allo stesso tempo all'interno di quel plesso la cucina già esistente appunto da quando l'edificio era destinato a scuola dell'infanzia, perché anche in questo senso abbiamo tutta una serie di idee da sviluppare sia sul territorio con associazioni del territorio, ma al tempo stesso anche con alcuni istituti di scuola secondaria di secondo grado che abbiamo ovviamente all'interno del territorio provinciale. Quindi sarà appunto uno spazio polivalente principalmente dedicato ai giovani, soprattutto destinato a quello che è il ritrovo, la socializzazione, l'aggregazione, certo, ma anche lo studio, la formazione dall'altro lato. Fondamentali. Ci sono arrivati diversi messaggi che riguardano via Corvina, gliene leggo uno fra gli altri. Buonasera, sono una signora appunto residente in via Corvina. Vorrei sapere dal sindaco se si ricorda di noi, visto che si dedica molto al centro storico, il camminamento, ha messo dei fari sotto i lampioni nelle strisce pedonali e noi siamo senza acqua potabile, per non parlare della bella strada che abbiamo. Quindi via Corvina, sindaco, che cosa rispondiamo a questi telespettatori? Intanto l'acqua potabile. Intanto rassicuriamo la signora, perché l'amministrazione di certo non si è dimenticata dei residenti di via Corvina. Proprio quest'estate, l'estate scorsa, ho promosso un incontro personalmente con i residenti di via Corvina, ai quali ho personalmente illustrato tutti quelli che sono stati i passaggi che l'amministrazione appunto ha prodotto nell'interesse dei residenti per cercare di risolvere obiettivamente una situazione che nel 2019 grida sicuramente vendetta. Però occorre anche precisare, soprattutto per chi ci ascolta a casa, che ci sono alcune competenze che non sono direttamente di rimando del comune di Cartoceto. Okay. Tutt'altro, il comune di Cartoceto, proprio per cercare di risolvere questo annoso problema, ha dato anche la propria disponibilità, in modo particolare a Marchi Multiservizi e al lato, perché poi sono investimenti che vanno previsti anche all'interno appunto del piano triennale degli investimenti dell'ambito territoriale ottimale, tutta la sua disponibilità anche in termini di risorse, quindi non soltanto una disponibilità a parole, ma la sua disponibilità economica a farsi carico in parte di sostenere appunto quelle spese, quegli investimenti che consentirebbero di legittimare quelle che sono appunto le istanze dei residenti di via Corvina e risolvere appunto, come dicevo prima, dei problemi obiettivamente annosi e che sono da risolvere. Siamo in attesa di queste risposte, okay, non ci siamo dimenticati, continueremo a far pressione affinché possiamo ottenere delle risposte altrettanto concrete. Il Comune di Cartoceto in questo senso non si tira indietro, confermiamo la nostra disponibilità di impegnare e di impiegare risorse per la risoluzione dei problemi che giustamente la signora, ma non solo, manifesta e manifesta da più tempo. Anche per quanto riguarda l'asfalto in questo caso? Sì, assolutamente. Tra l'altro la sistemazione della pavimentazione stradale sarebbe contestuale, certo, rispetto, successiva e contestuale rispetto ai lavori di interramento di tutte quelle che sono le tubazioni per la rete idrica, per la rete fognaria, insomma, e quant'altro ancora occorre a quel tratto di via Corvina. Quel tratto di via Corvina, perché invece un altro tratto abbiamo provveduto a sistemarlo, se non ricordo male, nel 2017. Ancora asfalti. Buonasera, in via Aspio c'è la strada piena di buche, dato che è una via molto trafficata, essendo una zona industriale, è ora di provvedere a chiuderle, sindaco. Ha perfettamente ragione il cittadino, è un'altra strada su cui siamo intervenuti con una manutenzione però ordinaria lo scorso anno, con una bitumatura a freddo. Il problema di quella strada è che è principalmente trafficata da diversi mezzi pesanti, perché è una via che dà accesso
alla zona artigianale di Via Tevere, di Via Aspio per l'appunto, e purtroppo l'intervento che abbiamo fatto, anche se devo dire un intervento che è costato abbastanza poco, insomma, o relativamente poco all'ente, da questo punto di vista, insomma, non poteva dare delle risposte a lungo termine. Tra l'altro ho effettuato anche personalmente un paio di giorni fa un sopralluogo in quella via, che devo dire, insomma, che riconosco il fatto che su Via Aspio è ormai il momento di fare un intervento integrale e che non è più possibile, insomma, poter risolvere quel genere di problemi con una manutenzione ordinaria. Sindaco, ci stanno arrivando tantissimi messaggi, ma so che c'è già una telefonata pronta per lei. No, un attimo, ci chiedono. Allora andiamo avanti con le segnalazioni, parliamo sempre di asfalti visto che siamo in questo discorso. Via Cereto ci scrivono buche e ponte pericolante. E ancora una segnalazione. Invece, anche qui, sì. In Via Cereto, immagino sia l'ultimo tratto in corrispondenza con il ponte, perché Via Cereto per gran parte, per circa l'80%, è stata realizzata credo nel 2018. Quindi anche qui resta un piccolo tratto. Vorrei soltanto dare un dato, perché poi obiettivamente è corretto che ogni cittadino accanto alla propria azienda, soprattutto nei pressi della propria abitazione, manifesti quelle che ancora sono le mancanze e le criticità ad oggi esistenti. Questa è un'amministrazione che fino ad oggi ha investito 1,5 milioni di euro circa nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. Vorrei anche ricordare soprattutto una cosa molto importante. Sì. Soprattutto anche per chi risiede all'interno dei centri particolarmente abitati, mi riferisco nello specifico soprattutto alla frazione di Lucrezia, che è quella più popolosa, che il comune di Cartoceto ha un'estensione territoriale abbastanza importante che va da via Metauro, quindi dall'intersezione con il comune di Fanno, lato fiume Metauro, fino alla zona appunto dell'Alberone di Ripalta. Per cui queste risorse, appunto 1,5 milioni di euro circa che citavo prima, sono state utilizzate in questi anni per sistemare tutta una serie di strade, soprattutto anche quelle in campagna che da tanti anni, forse troppi, non vedevano più una manutenzione, e sicuramente ad oggi ancora ne mancano diverse, alcune di quelle che sono state citate, e ne potremmo citare anche delle altre, ma l'obiettivo è sicuramente quello di proseguire con una entità abbastanza importante, così come abbiamo fatto fino ad oggi, nella manutenzione generale di tutto l'asse viario principale, ma non solo, del comune di Cartoceto. Dovremmo avere questa telefonata pronta. Sentiamo chi c'è al telefono. Buonasera. Ce l'abbiamo? Mi sente? Buonasera. Ecco qua. Pronto? Eccola qua, buonasera. Buonasera. Può parlare buonasera. Con il sindaco che qua che l'ascolta. Buonasera. Fra i tanti problemi volevo anch'io fare una richiesta al sindaco. Se riguardo la via Trento, praticamente via parallela, praticamente uscita Aldi, è una via più che frequentata, diciamo Aldi-Fano. Forse che via signora fanno. Quella ci via, scusi. La via Trento, la via parallela alla Flaminia. Ok. Del Trento. Sì? Non so se, ecco se mi ha capito. Non so, limite, penso che già problemi ne hanno tantissimi coi parcheggi. Un minimo, almeno di dossi, qualcosa da poter evitare, magari almeno che di passaggio che vadano un po' più piano, perché c'è l'uscita dell'Aldi quando veramente c'è traffico, è una via frequentatissima, troppo, cioè diciamo per una via cittadina così no, non dovrebbe esserci, ma visto che escono in quella via almeno dei dossi da rallentare qualcosa, è una via impraticabile, insomma. Sindaco. Sì, ho cercavo di capire, sì, perché all'inizio onestamente non avevo messo a fuoco il problema. Sì. Pensavo tra l'altro ci riferissimo alla pavimentazione stradale di Via Trento, che però invece è stata di recente realizzata interamente. Adesso ho capito qual è il problema manifestato dalla signora, un problema di velocità. Devo dire che in quella zona diversi cittadini mi avevano così manifestato altri problemi legati alla viabilità, non tanto alla velocità, quanto però a delle difficoltà di transito talvolta, però non su Via Trento, ma
sulle due vie successive, mi riferisco a, soprattutto a Viale Cadore, sì. E su Viale Trento obiettivamente una segnalazione di eccessiva velocità nel transito dei mezzi, anche se ha ragione la signora a dire che è una via particolarmente transitata, soprattutto per gli autoveicoli in uscita, cioè quelli che si rimettono poi su via Sant'Anna. Ad ogni modo ne prendo atto, soprattutto mi prendo l'appunto, ecco, di questa segnalazione anche da parte della signora relativamente ad una velocità eccessivamente sostenuta su via Trento. Ci chiedono anche per via Monte Paternio, poi vorrei Partenio. Sapere se... Sì, vorrei è un'altra sapere... delle vie di cui parlavo prima. Bene. Che mancano nell'elenco. Esatto. Ce le segnalano tutte, insomma, assolutamente, questa sera. Assolutamente. Vorrei sapere se il sindaco sa come mai sono fermi i lavori di bonifica al palazzo dell'ERAP di Lucrezia, in via Flaminia. Sì, il sindaco è, non soltanto è a conoscenza, ma posso dire che l'amministrazione comunale in questo senso sono mesi e mesi e mesi, tra l'altro proprio... Nella giornata di oggi l'assessore alle politiche abitative mi riferiva di aver ancora una volta provveduto proprio in mattinata a sollecitare la ditta, in generale i referenti tecnici, affinché proseguano quanto prima quel cantiere, un cantiere che è partito ormai diverso tempo fa, sicuramente molto importante, un'opera molto importante di riqualificazione di tutti gli alloggi popolari di via Flaminia, 450.000 euro che il comune di Cartoceto è riuscito ad intercettare grazie ad un bando regionale. Seguiamo costantemente la vicenda anche nel nostro interesse come, come ente, come comune di Cartoceto, perché il cittadino che ha, o la cittadina, non so, che ha segnalato il problema si sarà ben accorta che noi di recente abbiamo realizzato un'opera importante di riqualificazione di via Casello, sia con il rifacimento della pavimentazione, sì, stradale, sia con la realizzazione di marciapiedi, di camminamenti, e ovviamente vorremmo vedere realizzato e soprattutto ultimato quanto prima quell'opera di riqualificazione degli alloggi popolari, soprattutto nell'interesse dei residenti, ma come dicevo per l'appunto poco fa, anche nell'interesse di una tutela di quello che è stato un cantiere recente ma altrettanto importante di riqualificazione di via Casello. Quindi al cittadino, alla cittadina interessata, insomma, diciamo che il comune di Cartoceto non demorde, anzi segue costantemente passo passo con i tecnici i lavori e soprattutto, ripeto, ci stiamo facendo carico di sollecitare quanto prima la conclusione. Questa mattina l'assessore mi diceva che causa maltempo ultimamente hanno subito anche dei rallentamenti e soprattutto, speriamo e sperando che faccia bel tempo, questa settimana dovrebbe essere riavviato di nuovo il cantiere. Speriamo, noi sicuramente manterremo alta l'attenzione in questo senso. Allora, via della Liberazione senza acqua, metano e fogne, ci scrivono. È lo stesso problema di via Corvina, perché le due cose sono direttamente agganciate, quindi vale quello che insomma dicevo prima, purtroppo riconosco il problema, è un problema tra l'altro che il Comune di Cartoceto si porta dietro da decenni. Questa, sì, amministrazione ha preso particolarmente di petto il problema, ripeto, spero di risolverlo con chi ovviamente di competenza, perché vorrei ricordare a chi ci ascolta che non sarebbe la competenza del Comune di Cartoceto, ma in questo senso, ripeto, abbiamo dato anche la disponibilità in termini economico-finanziari di intervenire, di fare la nostra parte per mettere quanto prima in condizione quei cittadini, quei residenti di vivere tutto sommato in condizioni che siano adeguate al 2019. Certo, certo. Certo. Prima di sentire chi abbiamo al telefono vorrei leggerle anche questa. Sono un ragazzo del comune di Cartoceto e tutte le mattine per andare a scuola prendo l'autobus dietro il parco Martiri di Bologna. Come me, almeno altri 30 studenti tutte le mattine salgono in quella fermata. Non crede che sia utile una tettoia per potersi riparare dalla pioggia? È possibile? Non ho capito qual è dietro via Martiri. Via. Ci scrive, per andare a scuola prendo l'autobus dietro il parco Martiri di Bologna. Sì, magari insomma anche nelle prossime giornate potete verificare. Beh, verifichiamo. Non so se si riferisce alla fermata dell'autobus su via Flaminia, però su via Flaminia le tettoie ci sono, oppure non ho capito esattamente qual è la fermata dietro il parco Martiri di Bologna a cui si riferisce. Comunque, ah, chiediamo al ragazzo se sa anche la via precisa, se la può magari segnare. Magari se ci ascolta, sì, ce la segnala direttamente o attraverso un messaggio oppure attraverso la telefonata. Comunque, volentieri, ad ogni modo, io magari me la punzo. Sentiamo allora chi abbiamo al telefono. Buonasera. Pronto? Sì, prego.
L'ascoltiamo. Ci sente? Buonasera. Può parlare con il sindaco? Io? Sì, assolutamente. Siamo qua che l'ascoltiamo. Può parlare con noi? Pronto, ci sente? Può parlare. Signore, buonasera, ci sente? Può parlare qua con il sindaco? Attendiamo un attimo allora, andiamo avanti con i messaggi. Segnalazione sul parco dei Santi a Lucrezia, c'è poca illuminazione, ci dicono, frequentazioni poco raccomandabili, schiamazzi notturni in particolare d'estate, i giochi per bambini sono da sistemare, il parco è sporco e senza telecamere, si può fare qualcosa? Allora, per ciò che riguarda i giochi, è previsto in primavera l'ultimazione di alcune manutenzioni che erano già state avviate, poi ovviamente la stagione invernale da questo punto di vista non ha di certo aiutato, soprattutto non è di certo la stagione più consona per intervenire in questo senso, ma entro la primavera ho già dato indicazioni agli uffici, insomma, di provvedere affinché le manutenzioni già in programma siano completate. Tra l'altro non c'è soltanto quella del Parco dei Santi, ma anche di altri parchi pubblici, di altri quartieri per l'appunto. Questione telecamere, noi sì. Abbiamo approvato di recente, nel 2017, un progetto molto molto importante di circa 250.000 euro in risposta ad un bando disposto dal Ministero dell'Interno, a cui abbiamo partecipato. Dico un progetto molto importante perché prevedeva sia l'installazione di diversi apparecchi di videosorveglianza e al tempo stesso anche di lettura delle targhe, ovviamente in alcuni punti strategici che sì. Erano anche scaturiti da un confronto tra la Polizia Municipale di Cartoceto e i carabinieri, proprio perché fossero monitorati non soltanto i punti più sensibili all'interno del territorio comunale, quali impianti sportivi, plessi scolastici, parchi pubblici, piazze per l'appunto, o per citare quelli più importanti, ma anche al fine di monitorare in maniera adeguata i punti di accesso e di uscita o anche le vie di fuga, magari nelle zone più periferiche, dal comune di Cartoceto. Mm-hmm. Questo ovviamente costituiva un forte deterrente per i malintenzionati. Questo progetto è stato validato prima dalla prefettura di Pesaro Urbino, poi approvato, quindi è in graduatoria, però non è rientrato come punteggio all'interno del finanziamento disposto nell'anno 2018, prima credo di aver detto 2017, l'anno sì, 2018, dal Ministero dell'Interno. So che in questo senso c'è sono state disposte ulteriori risorse proprio per scorrere la graduatoria. Ad ogni modo il Comune di Cartoceto non è rimasto fermo in questo senso, perché proprio alla fine del 2018 abbiamo iniziato ad investire su nuovi apparecchi di videosorveglianza che cominceremo ad installare credo nel mese prossimo, in attesa eventualmente dell'altro progetto, quindi delle altre risorse che ci consentirebbe tra l'altro di integrare quell'impianto di videosorveglianza anche con la questura di Pesaro Urbino, così come so tra l'altro altri comuni hanno partecipato a questo tipo di bando. Però ribadisco, nell'attesa di quelle risorse importanti che ci consentirebbero di intervenire subito e soprattutto nell'intero territorio comunale di Cartoceto, non siamo rimasti fermi. Nel 2018 abbiamo già iniziato ad investire in questo senso e sicuramente proseguiremo anche nel 2019, proprio per dotare anche i parchi pubblici, come evidenziava il signore, credo, di impianti di videosorveglianza. Ci ha risposto il ragazzo di prima, ci precisa, viale Circonvallazione Kennedy dietro il Parco Martiri di Bologna. Ok. E ancora tante altre segnalazioni. A Sant'Anna c'è il vecchio lavatoio e non viene pulito da anni, ci scrivono. E poi che progetti ci sono per il centro storico a livello di riqualificazione, e poi che è ora di realizzare un nuovo centro per gli anziani o di sistemare il vecchio. Quindi tre argomenti ben diversi tra loro. Quindi questo centro per gli anziani, il centro storico e il lavatoio.
Allora, intanto il lavatoio di Sant'Anna, vero? Sì, di Sant'Anna. Questo me lo appunto. Per ciò che riguarda il centro storico di Cartoceto, io direi che è doveroso fare insomma una piccola cronistoria di quello che è l'importante gap che questa amministrazione ha voluto fortemente colmare in questi anni. Prima abbiamo ricordato per l'appunto le risorse che sin dall'inizio sono state sbloccate per poter dare avvio all'importante progetto di ricostruzione, sì, prima e riqualificazione poi delle mura urbiche di Cartoceto. Vorrei ricordare che in questo senso oltre il 1.200.000 euro iniziali a disposizione e che poi sappiamo anche che sono stati bloccati per lungo tempo, l'amministrazione ha di suo investito delle risorse ulteriormente importanti per diverse centinaia di migliaia di euro. Con questo sono stati ultimati due tranche di ricostruzione e riqualificazione della cinta muraria, ne manca una terza. Sì. La stessa cosa con quelle risorse che direttamente l'ente ha messo a disposizione ci ha consentito di giungere quasi alla conclusione dell'importante, altrettanto importante progetto di ricostruzione della cinta muraria presso Piazza Marconi, anch'essa all'interno del centro storico di Cartoceto, così come il rifacimento di tutte le reti tecnologiche sotto appunto la piazza. Ricordiamo in questo senso anche la piazzetta di via Guerrazzi, dove sì, sempre nel centro storico di Cartoceto sono state realizzate anche lì di nuovo le reti tecnologiche sottostanti e in generale è stato fatto un progetto di riqualificazione. Ora manca il terzo stralcio di riqualificazione, di restauro conservativo delle mura, il rivestimento del cosiddetto bastione pentagonale e l'ultimazione di piazza Marconi. In questo senso abbiamo chiesto delle risorse proprio lo scorso 20 settembre 2018, perché la legge finanziaria, la legge di bilancio 2018 dello Stato consentiva per questo genere di interventi di chiedere delle risorse importanti. Siamo in attesa di risposte, speriamo positive, perché proprio nei mesi scorsi gli uffici mi dicevano che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto in questo senso della documentazione integrativa, quindi sì, speriamo insomma di ricevere quanto prima delle risorse positive. Di teatro ne abbiamo parlato, anche qui non siamo arrivati alla totale conclusione, ma sicuramente rispetto al punto in cui siamo partiti, abbiamo investito 650.000 euro e questo ci ha consentito, così come i fortunati hanno potuto fruirne durante il Festival Cartoceto Dop, che va in onda diciamo così ogni novembre, l'evento insomma più importante del comune di Cartoceto, hanno potuto vedere lo stato in cui si trova e quindi il punto al quale siamo arrivati in termini di riqualificazione. Questo era l'obiettivo più importante, cioè noi non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti. Noi siamo partiti nel 2014 che avevamo la piazza interamente, piazza principale, piazza Garibaldi, interamente chiusa, sbarrata, la via Cavour, che è la via principale del centro storico di Cartoceto, inaccessibile, e la stessa cosa valeva per piazza Marconi, che ho appena citato. Il teatro è inaccessibile. Vorrei ricordare da questo punto di vista anche il ritombamento che è stato fatto in via Umberto I, perché anche la via Umberto I, che è una delle due vie di accesso al centro storico, anzi a piazza Garibaldi, nel centro storico di Cartoceto, per diversi mesi è stata inaccessibile. Quindi questo era il gap infrastrutturale, diciamo così, da cui questa amministrazione è partita, soprattutto il territorio è partito nel 2014. Oggi tutti questi problemi non ci sono più, o perlomeno siamo quasi arrivati alla conclusione, alla risoluzione definitiva di tutti questi problemi. Speriamo di giungerci quanto prima con la disponibilità delle risorse di cui appunto parlavo.
Dopodiché occorrerà ulteriormente mettere in campo tutta una serie di progetti che ulteriormente cercheranno di valorizzare il centro storico di Cartoceto. Alcune cose sono state fatte, come la rivisitazione totale del format del festival, sì, che ovviamente parte dal cuore centrale della storica mostra mercato dell'olio e dell'oliva, però è stato rivisto in una veste completamente diversa, con questa veste culturale, festivaliera, che abbraccia e spalanca tutto il centro storico ai visitatori, ai turisti. Un evento ovviamente spot non basta, la valorizzazione deve essere frutto di iniziative, di interventi, ma soprattutto anche di attività di valorizzazione e di promozione che durante l'anno costantemente vengono messe in campo dall'amministrazione o in generale da tutti i soggetti che possono essere interessati e protagonisti in questo genere di attività. Ecco, il seguito che noi dobbiamo dare è esattamente questo: partire da un gap che non c'è più e oggi possiamo e dobbiamo mettere in campo tutta una serie di progetti di valorizzazione per ulteriormente incrementare quella che però devo dire è già un afflusso di visitatori, di turisti che è abbastanza interessante, abbastanza importante durante l'arco dell'anno. Questo non lo dice il sottoscritto, ma lo dicono soprattutto le aziende, le attività con cui ho il piacere di confrontarmi, insomma, durante l'anno. Sono soddisfatte. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo di nuovo qui a leggere tutti i vostri messaggi. Fra poco. Siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi. Sindaco, ho decine di messaggi per lei. Cominciamo, speriamo di fare in tempo a leggerle tutti. Allora, amministrazione che è riuscita finalmente a realizzare una rotonda in via Casello che chiedevamo da anni per uscire a Ponte Murello. Quindi... Ma tanto vituperata. Esatto, ringraziamento. Poi i cassonetti della carta ci scrivono, dobbiamo aspettare il porta a porta, sindaco, non è possibile, insomma, posizionarne qualcuno anche nelle varie strade cittadine. Cioè, quindi la raccolta della carta stradale. Esatto. Questa è un'altra, come dire, di quelle questioni molto dibattute, perché ci consentirebbe tra l'altro di risparmiare anche delle risorse all'interno del piano finanziario e per certi versi anche di risolvere alcuni problemi che magari qualche cittadino ha nel conservare la carta. Mi vengono in mente in modo particolare alcuni momenti durante l'arco dell'anno, in special modo quello natalizio, dove tenere magari tutte le risultanze dei regali, delle carte dei regali per 15 giorni in casa diventa magari abbastanza proibitivo in alcuni casi. Però dobbiamo anche ricordare quella che è la percentuale di raccolta differenziata che il Comune di Cartoceto ha raggiunto e soprattutto consolidato negli ultimi anni, una percentuale che gli ha garantito una posizione sempre molto importante rispetto ai comuni dell'intera provincia. Mi riferisco quasi sempre al secondo o terzo posto per percentuale di raccolta differenziata, sì, all'interno del territorio provinciale. Questo lo voglio evidenziare perché molto spesso si pone l'accento su alcune situazioni che obiettivamente ancora sono un po'... Quanto è questa percentuale, sindaco? 70-80%? Del 76,5% circa per cento. E dicevo che molto spesso si pone l'accento invece su alcune situazioni che di fatto danno una cattiva fotografia in questo senso del territorio, ma in realtà posso assicurare che le percentuali, come appunto dicevo, sono molto importanti. Lo sono anche in termini di qualità del rifiuto, quindi non soltanto in termini di quantità del rifiuto differenziato, questo ovviamente non lo dico io, ma sono dati che ci ha fornito ASET. Dicevo, risultati molto importanti anche da un punto di vista qualitativi, quindi bisogna sempre stare poi anche attenti nel dislocare questi cassonetti della carta stradale, perché ahimè molto spesso da persone poco educate vengono poi utilizzati non soltanto per il conferimento della frazione della carta, ma anche per altre frazioni. E qui mi ricollego a quello che stavo appunto dicendo, cioè non soltanto alla quantità percentuale di raccolta differenziata, ma anche alla qualità. Ripeto, è una discussione che va avanti da anni. Ma ci state pensando per il momento? Ci stiamo assolutamente pensando. So che l'assessore all'ambiente ci sta lavorando in questo senso con
Nasa, proprio perché ogni anno torna fuori questa discussione, e per una parte della cittadinanza è assolutamente un servizio comodo quello che c'è in essere al momento, perché è previsto, ricordiamo appunto, anche il porta a porta per la carta, per altri invece che passa una volta a settimana, una volta ogni 15 giorni, mentre per altri è molto scomodo tenere appunto il contenitore rosso della carta per tutto questo casa. Tempo insomma. Via Flaminia, nel tratto di fronte alla chiesa, ci dicono che non è stato asfaltato e ci chiedono... quello partirà a breve, a dire il vero doveva partire entro il mese di novembre scorso, quindi credo che alla riapertura di quelli che sono gli stabilimenti di produzione del materiale bituminoso, insomma, provvederanno al rifacimento anche in quel tratto della pavimentazione stradale. In questa settimana è uscita una polemica che riguarda la cava di Sant'Anna, insomma, ne abbiamo letto anche sui quotidiani, i cittadini ci chiedono informazioni, cerchiamo un attimo anche di riassumere un po' quello che è successo, insomma, questa bonifica della discarica vicina alla cava di Argilla, che una decina di anni fa veniva utilizzata dall'ex Fornace. Abbiamo visto anche qualche polemica che è uscita da Gianluca Longhi, che è il segretario del circolo del Partito Democratico di Lucrezia e Cartoceto, insomma, sostiene che questa amministrazione un po' abbandonato questo problema e provocando qualche disagio a coloro che vivono nella zona o che magari possiedono dei terreni agricoli. Vorrei tranquillizzare entrambi, sia i cittadini che risiedono in quella zona e sia il segretario del PD Gianluca Longhi, che lo inviterei insomma magari a fare qualche comparsata in meno sulle prime pagine dei giornali e magari a leggere in maniera più approfondita invece la documentazione. Prima... Come stanno le cose, sindaco? Le cose, intanto cerchiamo di fare una cronistoria della vicenda. Il sito è un sito in cui fino al 2010 operava una fornace, quindi con tanto anche di attività di estrazione del materiale, attività poi appunto nel 2010 chiusa, tutta una serie di susseguirsi ovviamente di aneddoti, di episodi che in questi casi ovviamente poi seguono rispetto alla chiusura di un'attività così importante. A beneficio del comune di Cartoceto esiste una polizza di circa 240.000 euro, e la polemica è nata dalla mancata escussione di quella sta polizza fideiussoria che, a dire di chi appunto ha più volte evidenziato questa problematica, dovrebbe scadere il prossimo 9 di febbraio. Esatto. Allora, per quale motivo il Comune di Cartoceto fino ad oggi ha deciso di non escutere questa polizza? Non tanto perché ovviamente non vuole provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, alla bonifica ambientale di quel sito e quindi anche alla successiva rinaturalizzazione di tutta l'area. Perché abbiamo sempre detto che come obiettivo e come volontà avremo quella non soltanto di bonificare l'area, ma al tempo stesso anche di riconoscere un ulteriore sviluppo economico e quindi occupazionale in quel sito, che ricordo avere anche appunto la destinazione urbanistica già adeguata. Questo ovviamente è significato tutta una serie di confronti con alcuni soggetti imprenditoriali, con alcune attività produttive interessate a insediarsi su quel territorio. Ovviamente ci sono delle discussioni in atto sia con i potenziali soggetti interessati sia con l'istituto di credito, per cui ovviamente stiamo cercando di approfondire quello che è possibile rispetto ovviamente alle reciproche competenze. Di certo non faremo scadere la polizza fideiussoria, che anche su questo voglio tranquillizzare chi ci ascolta, non è in scadenza il prossimo 9 febbraio ma è in scadenza a giugno del 2020, quindi ancora il Comune di Cartoceto fa totalmente in tempo a escutere la polizza, elaborare un progetto, approvarlo ed appaltare i lavori per la bonifica dello stato dei luoghi. Però quel che vorremmo invece è centrare non soltanto questo primo obiettivo ma soprattutto vedere quel sito come un nuovo sito produttivo, un sito che dà ulteriore sviluppo economico, ulteriore slancio allo sviluppo economico del Comune di Cartoceto e soprattutto nuova occupazione, nuovi posti di lavoro, che mi paiono molto molto importanti. Qualora questo secondo obiettivo non fosse possibile centrarlo, sarà cura del Comune di Cartoceto, entro i termini, escutere la polizza come dicevo prima, elaborare il progetto e appaltare i lavori per la bonifica ambientale. Ne riparleremo allora più avanti. Speriamo di sì.
Riguardo i parchi e chi li frequenta, il parco davanti al Conad a Schiamazzi fino a tardanotte, i vigili che sono lì vicino non si vedono se vengono chiamati. E ancora ci chiedono informazioni per quanto riguarda la messa in sicurezza dell'incrocio tra via Circonvallazione Kennedy, via Pilone e via Marsala. Poi mi risponde a tutto. Molto importante. E poi, se possibile, mettere dei dossi sulla strada nelle vicinanze della scuola di Cartoceto in via Peschiera, sempre per il problema dell'alta velocità e per mettere in sicurezza i bambini. L'intervento di messa in sicurezza, di riqualificazione e messa in sicurezza di tutta via Circonvallazione Kennedy, sì. In modo particolare dell'intersezione tra via Circonvallazione Kennedy, via Pilone e via Marsala, io credo che chi ha segnalato la questione probabilmente avrà visto che già da un paio di settimane sono iniziati i lavori dall'inizio di via Circonvallazione Kennedy. Sarà un progetto per circa 200.000 euro che interesserà tutta via Circonvallazione Kennedy, della realizzazione di camminamenti pedonali che si innestano a quelli di recente realizzati, ecco, stiamo vedendo per l'appunto le immagini, che dicevo intersecheranno quelli di recente realizzati su via Casello, e via Casello e via Petrarca. Da lì sono per l'appunto iniziati i lavori di realizzazione di ulteriori camminamenti pedonali che interesseranno via Circonvallazione Kennedy fino all'incrocio con via Pilone e via Marsala. Intersezione che verrà totalmente riqualificata, qui non parliamo di rotatoria, così come non è corretto parlare di rotatoria nell'intersezione tra via Gramsci, via Casello e via Circonvallazione Kennedy, parliamo invece di una riqualificazione dell'intersezione in quel senso e di una messa in sicurezza, soprattutto alla luce anche dell'apertura della nuova scuola dell'infanzia, il Piccolo Principe, sì, di cui parlavamo prima, sì, e ovviamente questo significa aver caricato quella strada di un ulteriore traffico, soprattutto negli orari di apertura del nuovo plesso scolastico, e quindi l'intervento consentirà di mettere in maggior sicurezza quell'incrocio. Un intervento importante non soltanto da un punto di vista economico, ma che devo dire ha visto un notevole impegno da parte dell'amministrazione comunale, soprattutto perché c'è RFI interessato, perché ricordiamo chi ci ascolta che quel tratto è attraversato dai binari dell'ex tratta ferroviaria Fano-Urbino. La realizzazione dei marciapiedi e dei camminamenti pedonali arriverà oltre quella intersezione fino a raggiungere la zona del supermercato e probabilmente, adesso vediamo un attimo come si sviluppano ovviamente anche i lavori, quindi di quella che sarà l'effettiva e precisa entità dei lavori per l'appunto, ma siamo anche fiduciosi per arrivare all'incirca con la realizzazione di questi camminamenti fino all'intersezione di via Circonvallazione Kennedy con via della stazione. Sindaco, prima abbiamo risposto per quanto riguarda il centro anziani. No, non abbiamo risposto, allora rispondiamo subito in questo senso, perché ricordiamo a chi ci ascolta e a chi ha sollevato il problema che l'amministrazione in questo senso ha dato la piena disponibilità sin dai primissimi giorni del suo insediamento, proprio perché aveva messo a disposizione delle risorse che oggi sono spese in affitti, sì, e quindi le stesse risorse, all'incirca le stesse risorse, l'amministrazione le aveva messe a disposizione del centro sociale anziani per la realizzazione di una nuova opera, e per l'appunto il Comune dava quelle che sono le risorse, invece viceversa spese in affitti. Questa discussione è andata avanti per diverso tempo, circa per 3 anni, dopo tutto questo tempo abbiamo ricevuto una risposta negativa di indisponibilità dall'altra parte, e okay, quindi, così come ho più volte avuto occasione di dire durante le assemblee all'interno del centro sociale anziani, l'amministrazione si è fatta carico di redigere interamente il progetto. Oggi siamo ad una fase di una progettazione definitiva, quindi manca la sola trasformazione dalla progettazione definitiva alla progettazione esecutiva, e di contro dobbiamo scegliere una delle due strade che abbiamo individuato per il finanziamento dell'opera. Questo non significa che non abbiamo le risorse a disposizione, la realizzazione del centro sociale anziani rappresenta un obiettivo di questa amministrazione, un po' come dicevo all'inizio di questa trasmissione, sono sicuramente una di quelle cose sulle quali abbiamo iniziato a lavorare, avremmo voluto fare prima, peccato
per quei 3 anni persi, ma purtroppo sono 3 anni persi non imputabili di certo all'amministrazione comunale. Noi ci siamo messi poi a lavorare in maniera seria, responsabile, concreta e dicevo, rispetto a quelle che sono le strade percorribili da un punto di vista finanziario, sceglieremo nei prossimi mesi quella da intraprendere e ci auguriamo, insomma, nel futuro prossimo di centrare anche questo obiettivo, perché sicuramente rispecchia quello che era il programma e gli impegni assunti da questa amministrazione. Ci chiedono più controlli e più agenti della Polizia Municipale. E ancora, buonasera, chiedo se fosse possibile lasciare tutta la via Piloni illuminata in modo continuo piuttosto che in modo alternato, visto che per i pedoni, insomma, risulta molto pericolosa, considerando anche il fatto che i mezzi sfrecciano ad alta velocità. Sempre per quanto riguarda l'illuminazione, nell'ultima parte di via Metauro dicono che appunto questa illuminazione non c'è, il taglio dell'erba è di competenza della provincia, la raccolta differenziata non passa porta a porta e siamo noi a dover portare, ci scrivono, anche il secco e l'umido a circa 1 chilometro da casa. Ci spiega, sindaco, per che servizio paghiamo le tasse al nostro comune? Quindi questi qua sono via Metauro. Beh, allora, su via Metauro diciamo una cosa. Intanto che di recente, mi pare un paio di anni fa, è stato realizzato un importante intervento per circa 60.000 euro di rifacimento di tutta la pavimentazione stradale che veramente da anni, forse più di 10 anni, non veniva realizzato. È vero che in quel tratto manca l'illuminazione, sì, pubblica. E ci dicono anche il porta a porta. Per ciò che riguarda il porta a porta, io spero che i residenti che hanno, insomma, rappresentato questo problema, qualora non ne siano edotti, l'invito sin da subito a rivolgersi presso gli uffici del servizio ambiente del comune di Cartoceto, perché per le zone non servite dalla raccolta porta a porta e quindi per quelle zone servite da un punto di raccolta di prossimità, esiste la possibilità per i residenti di beneficiare di uno sconto di, se non vorrei ricordare male, ma credo il 70% della parte variabile della tariffa. Quindi qualora questi cittadini residenti non ne beneficino, insomma, l'invito a rivolgersi presso gli uffici del servizio ambiente del comune di Cartoceto per riuscire a beneficiare di questa scontistica. Poi per il resto mi pare che, insomma, le tasse che si paga al comune di Cartoceto sulla prima casa, ovviamente la TASI non c'è, quindi se possiamo in questo senso, così come tra l'altro previsto dal regolamento approvato in Consiglio Comunale, fare qualche cosa per questi residenti che non hanno la disponibilità del servizio di raccolta porta a porta, l'invito a rivolgersi per l'appunto, come dicevo, agli uffici del servizio ambiente. Ancora tasse, per quanto riguarda il piano regolatore, pensate di cambiarlo? Perché insomma, ci sono dei cittadini che ancora devono pagare l'IMU solo per farci l'orto, ci scrivono. No, diciamo che il piano regolatore del comune di Cartoceto è sicuramente uno strumento che all'epoca, quando è stato approvato, era uno strumento abbastanza ambizioso. Poi conosciamo tutti quello che è stato il trend di sviluppo urbanistico, ma in generale di sviluppo economico dei nostri territori, della nostra vallata. Noi credo che per quello che ci è stato possibile abbiamo fatto sin da subito tutto quanto, ovviamente nella legittimità e soprattutto nella regolarità degli atti, di poter agevolare delle ulteriori iniziative di carattere economico o per l'appunto nei nuovi insediamenti magari di tipo residenziale. Io credo che occorra spostare la discussione anche su altri termini, se vogliamo parlare di norme di previsione urbanistica, cioè che i piani regolatori, tutti, così come li conosciamo, sono strumenti ormai troppo rigidi rispetto a quelle che sono le esigenze di mercato. Oggi non è più possibile pensare ad una variante sostanziale del piano regolatore che come iter amministrativo ha una durata di circa 2 anni, quando magari delle aziende hanno delle esigenze di risposta rispetto a delle commesse magari anche internazionali importanti come entità economica, hanno tempi molto più brevi di risposta. Noi dobbiamo, quando dico noi ovviamente intendo non soltanto il comune di Cartoceto, ma qui occorrerebbe rivedere in generale tutte quelle che sono le norme
di carattere urbanistico. So tra l'altro che ci sono stati anche diversi incontri con gli ordini dei professionisti. Mi auguro che la Regione Marche partorisca, perché è dal 2011 che se ne parla e ancora siamo legati alla legge urbanistica, invece mi pare la 34 del 92, sì. Al di là di tutte quelle che poi sono state le piccole modifiche apportate, questa è la vera sfida: riuscire da parte della Regione a partorire una legge urbanistica che tenga conto di tutte quelle che sono le esigenze oggi flessibili del mercato, di tutti quelli che sono i suggerimenti dei professionisti, degli ordini dei professionisti con i quali, dicevo, ci sono stati diversi incontri, di quelle che sono ovviamente le osservazioni da parte delle amministrazioni locali, e soltanto così noi possiamo rimettere in moto un trend importante di crescita non soltanto del settore dell'edilizia, ma più in generale un trend di sviluppo economico che coinvolga i nostri territori, e anche le persone che hanno manifestato questo problema e che magari oggi si ritrovano a pagare l'IMU su terreni edificabili, dove però, come diceva il signore o la signora, non so, oggi si ritrovano a coltivare l'orto, magari avrebbero anche la possibilità di utilizzare quel terreno e valorizzandolo per l'appunto, così come previsto dallo strumento urbanistico. Noi in questo senso siamo completamente aperti, disponibili, e ripeto, ci sono diversi casi che hanno detto come l'amministrazione comunale di Cartoceto è stata assolutamente non soltanto pronta, ma soprattutto celere nel rispondere alle esigenze di mercato. Sindaco, siccome siamo in chiusura, le chiedo davvero un botta e risposta. Ci chiedono intanto informazioni sui loculi al cimitero. In che senso? Per la prossima realizzazione, credo che partiranno il prossimo mese. Mi pare che la conclusione di questo ulteriore stralcio di nuovi loculi sia prevista per la fine di marzo, se non ricordo male. Okay. Quindi insomma, a brevissimo partiranno i lavori. Strada dissestata lungo il ponte di Lucrezia, ci segnalano. Sì, e ancora, senso partiranno i lavori lo stesso, spero entro brevissimo, perché poi nel mese di febbraio dovrebbero essere completati dalla rotatoria con via Giovanni Agnelli fino all'entrata della superstrada. Buonasera, vorrei sapere che progetto di riqualificazione è previsto per il parco antistante l'asilo di Ponte Murello. E sì, poi si chiede anche una linea autobus di collegamento. Perché Lucrezia Cartoceto. Esatto, Lucrezia Cartoceto, e poi la biblioteca in disuso. Ne abbiamo tantissime, ma credo purtroppo che non facciamo assolutamente. La biblioteca, una di quelle cose da valorizzare di cui parlavo prima nel centro storico. La linea di collegamento Lucrezia Cartoceto va ovviamente pensata in maniera sostenibile, così come ho avuto più volte modo di dire a cittadini che mi hanno rappresentato questo problema, che esiste, che è vero che esiste, però ovviamente va pensata in maniera sostenibile, lo dico da un punto di vista economico. L'altra segnalazione mi pare fosse il parco davanti alla scuola dell'infanzia di Ponte Murello. È uno di quei parchi di cui dicevo prima. Quel parco però, in modo particolare, il cittadino che l'ha evidenziato avrà avuto modo di vedere come siamo stati addirittura costretti a togliere alcuni giochi che diventavano punti di ricettacolo insomma poco raccomandabili in questo senso, e quindi lì in quel caso sarà appunto uno dei parchi in cui dovranno essere installate delle telecamere, e poi a seguire un progetto di riqualificazione con l'installazione dei giochi, ma non solo, di quel parco pubblico. Ci sarà futuro per la banda di Cartoceto, visto che è stato sempre un impegno preso dalle varie amministrazioni, anche quello di appunto appoggiarli, trovare una sede per fare le prove? Prima parlavamo di spazio giovane, di officina della creatività a Lucrezia, ma ricordiamo anche il progetto che l'amministrazione comunale ha approvato e di cui ha realizzato soltanto due stralci di riqualificazione dell'ex autorimessa comunale di Cartoceto. Il primo stralcio realizzato nel 2014, esatto, vediamo per l'appunto le immagini, è stata realizzato il campo in sintetico con alcuni fondi CONI che l'amministrazione ha intercettato. Adesso abbiamo ancora in sospeso l'istanza per circa 400.000 euro che ci consentirebbero di dare avvio al terzo stralcio. All'interno di questa di quest'opera che appunto stiamo vedendo troverà anche spazio la sede del corpo bandistico di Cartoceto, oltre che alcuni spazi polivalenti dedicati ai più giovani, ma non soltanto, quindi degli
spazi che siano di socialità attiva da parte della comunità del capoluogo di Cartoceto. Ci arrivano ovviamente anche tanti complimenti e ringraziamenti, ad esempio anche quello del presidente della bocciofila di Lucrezia per tutto quello che avete fatto, insomma, per loro. E ci propongono anche un museo dell'olio dell'ulivo, proprio appunto anche in occasione di questo festival, sarebbe una bella idea da realizzare all'interno del teatro. E poi se verrà risistemata la scuola elementare di Lucrezia. Quindi anche questo, insomma, è un intervento. Dobbiamo dire ad esempio che sulle scuole sono in atto proprio in questi giorni i cosiddetti interventi di verifica di vulnerabilità sismica. Attraverso queste analisi ci sarà possibile trasformare i progetti, gli studi preliminari in progetti definitivi e proprio con le stesse tempistiche con cui abbiamo provveduto a richiedere i fondi, dicevo prima, sulla base della legge finanziaria 2018 per le mura urbiche di Cartoceto, abbiamo chiesto anche i fondi molto importanti per circa diversi milioni di euro per la realizzazione ex novo o la riqualificazione sia della scuola media, scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria di Lucrezia. L'asfaltatura di Viale Trieste ci chiedono e poi se fosse possibile sostituire il semaforo di Sant'Anna con una bella rotatoria. Sarebbe una di quegli interventi sicuramente auspicabili e su cui vorremmo cercare di lavorare, insomma, nel futuro prossimo. E la domanda che le avrei fatto io anche fra poco, in tanti vogliono sapere, si ricandiderà alle prossime elezioni? Io personalmente sì, tra l'altro ho colto favorevolmente proprio in questo periodo la disponibilità di tutta la maggioranza uscente convintamente a sostenere il progetto di questa amministrazione. Come dicevo un po' all'inizio, credo che, insomma, abbiamo fatto davvero tanto in termini concreti, perché questa dovrebbe essere un po' la parola che accompagna tutte le amministrazioni. Io credo che l'amministrazione di Cartoceto ha particolarmente e ben interpretato l'obiettivo di concretezza che dovrebbero avere le amministrazioni comunali. Con questo riconosco quanto dicevo in apertura, e cioè che sicuramente mancano tante altre cose, un po' ne abbiamo dette questa sera, ma ce ne sarebbero altre tante altre da elencare. Chiedo scusa anche ai telespettatori, ma non riusciamo a leggere tutti i messaggi, tutte le segnalazioni, speriamo di riaverla comunque nei nostri studi per poterne riparlare. Sarei ovviamente onorato di, insomma, poter approfondire altri temi insieme a voi e soprattutto per i cittadini che ci stanno ascoltando. Dicevo, alcune cose ovviamente abbiamo iniziato a lavorare, altre spero vivamente di lavorarci anche in futuro, cercando di fare, insomma, il massimo, con il massimo dell'impegno per Cartoceto. Parlato di futuro, rimarrà sempre con la lista civica, facciamo futuro. Non a caso, insomma, ho parlato futuro. Sì, la quella lista rimarrà, si chiamerà... anche la squadra o vedrà anche, non ma so, l'ingresso sicuramente di ci saranno delle integrazioni. Ripeto, la squadra uscente ha sicuramente dato massima disponibilità a sostenere questo progetto, poi è inevitabile ed è, credo, fisiologico, insomma, che ci sia per certi versi un ricambio. Delle integrazioni dovremo comunque farle, anche perché poi la lista va completata rispetto a quelli che sono, no, i numeri richiesti, però insomma sono davvero molto, molto, molto felice di come anche questi 5 anni sono stati vissuti all'interno del gruppo di maggioranza, questo sì. Torneremo allora sicuramente a riparlarne. Grazie davvero al sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi, grazie per essere stato a Primo Cittadino. Grazie anche a tutti i nostri telespettatori per averci seguito in questa diretta e buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV. Arrivederci.